fame di aiuto e supporto che la bufera non dà, hanno mischiato le carte e il banco. Tutti in piazza a ballare con il Reg Made in Italy. Grande successo a Castelnuovo Parano con il concerto degli Africa Unite, inserito nel cartellone estivo della 19ª comunità montana. Un viaggio nella cultura, storia e tradizioni dei 6 comuni che la compongono. Continuiamo questa sera il tour intercomunale organizzato dalla 19ª comunità montana. Un'altra serata di grande musica. Gli Africa Unite è un gruppo conosciutissimo. È bello vedere tanta gente che si diverte, che si diletta con la musica, che guarda il nostro paese, viene qui, lo visita, il centro storico, il castello che abbiamo inaugurato da poco. A livello intercomunale, con gli altri sindaci, con i comuni tutti della comunità montana, organizziamo questo percorso, una tappa per ogni comune. È bello che l'unione fa la forza. In qualità di ospite di questa bellissima manifestazione organizzata dal presidente della comunità montana e sindaco di Castelnuovo Parano, in questo tour tra i comuni della comunità montana, Castelnuovo, Ausonia, Coreno e Speria, che hanno organizzato, mettendosi assieme, facendo rete, queste belle serate d'estate qui nei comuni dei Monti Aurunci. Divertire divertendosi. Sul palco allestito nell'area polivalente del centro storico di Castelnuovo si è esibito il gruppo più longevo e rappresentativo del Reg Made in Italy. È stato un viaggio molto lungo, infatti quest'anno noi compiamo 42 anni, quindi ci è voluto molto tempo, però è stato un viaggio che insomma concerto dopo concerto ha consolidato quello che era la nostra popolarità, nel senso abbiamo sempre suonato perché quello era l'unico modo per farci conoscere e arrivare a un certo tipo di pubblico, quindi per fortuna il pubblico ci segue, supporta e ci ha permesso di durare così tanto. Ad impreziosire la serata il saggio di danza della SD La Nostra Terra della maestra Loredana Tartaglia. Un ricco cartellone di eventi per un tour intercomunale voluto dalla comunità montana che sta animando il territorio con grandi concerti e manifestazioni. Prossimo appuntamento chiudiamo a Sant'Andrea del Garigliano il 18 agosto con i Scianari. Abbiamo fatto 6 manifestazioni all'altezza della situazione, grandi concerti. Arrivederci all'anno prossimo.